Prego. È un altro premio? No, è un'imboscata, è un'imboscata. No, perché dico, tu ricorderai certamente che in una fase della tua vita, della tua carriera, sei stato anche docente, no? Che vuol dire docente? Docente, te lo tengo io un attimo. Sì. Ma no, dico, sei stato maestro, hai insegnato, sì, a degli allievi che poi sono cresciuti bene. Insomma, sarei orgoglioso dei tuoi allievi, sì, no? Assolutamente sì. Oh, speri che con, diciamo, questo mondo che sta cambiando rapidamente anche in Italia, speriamo, e particolarmente a Roma, possano nascere nuove esperienze di quel tipo? Ti piacerebbe? Di laboratorio, sì, teatrale? Sì. Ma io spero di sì. Il mio fu chiuso perché era patrocinato dalla Regione. E basta, fu chiuso perché era patrocinato. Non è che c'è un altro motivo, non è che lo... Più nitido di così. No, perché è così, non ho mai capito bene perché è stato chiuso. Infatti io andai a parlare con uno che non so, e mi ha detto... che ha così. Hai capito? No, dico, non ho capito benissimo, però insomma, e poi ho capito perché l'hanno chiusa. È così semplice. Perché funzionava. Che mica problemi. È così. Senti, c'è qui in sala un tuo vecchio allievo, vecchio nel senso che è passato un po' di tempo, che insomma sarebbe bello se vi incontraste qui davanti a tutti per raccontare come siete cresciuti insieme. Lo chiamo? Come cresciuti insieme? Beh, siete cresciuti, lui è cresciuto insieme a te. No, io sono rimasto come ero. Flavio Insinna! Beh, che piacere vedervi insieme. Buonasera. Su, prego, prego. Buonasera. Da quanto maestro tempo è che non... Prego, mettetevi al centro. Da quanto tempo è che non vi vedete? Beh, no, ci siamo visti, sono andato io ospite in una sua trasmissione, sì. Dopodiché non ci siamo più visti. Se vedi che tu ha abbassato l'ascolto. Anzi, no, lui non si ricorda perché fa tantissime cose, ma ha fatto anche un grande regalo in un'intervista a Domenica In, che parlava anche, insomma, della mia vita privata, insomma, di mio papà. La tua vita privata non ho mai... No, non niente. Tu, eri una sorpresa, e se, insomma, c'era un filmato, tu non ti concedi, è molto giustamente. Posso dire una cosa in questa sera dove appunto ci sono veri maestri e si usa questa parola, ha accennato anche Renato Zero. Questo paese ha bisogno di maestri come lui, perché lui non vende fumo. Mo sembra coso quei casi, Roberto Carlino, dice un vendo sogni ma solide realtà. Lui è uno straordinario uomo, quest'uomo contiene uno straordinario maestro. Io nelle interviste lo dico sempre, lo incontrano gli ex allievi, per carità, è un modo di dire, a Gigi, bene. Per me sarà sempre il signor Luigi Proietti, in arte Gigi Proietti, il mio maestro. Se io stasera posso essere qua, vivo di questo mestiere, più o meno dignitosamente, è perché questa persona... Questo maestro mi ha insegnato come si fa questo mestiere. Ma che lieve davvero. L'hai messo in imbarazzo. Grazie, grazie tanto. Ma dopo questa bellissima dedica, com'era come insegnante? Era severo o faceva ridere anche lì? No, faceva ridere e ci metteva anche subito in guardia, perché dicevi, diranno che avete fatto la mia scuola, che appunto racconta delle barzellette. Abbiamo sentito prima, raccontare la barzelletta è un'arte, ci sono dentro dei tempi, delle pause, delle accelerazioni. Chi ha avuto la fortuna di cenare con lui fa l'alba con Gigi e gliene chiede ancora, ti insegna che questo mestiere è fatto sia del cosa ma anche del come, di come la dici quella cosa. Ogni tanto da sotto però si sentiva, core non lo fa più, è proibito dalla legge. Quando proprio sbagliavi in maniera... Ma una cosa soprattutto gli riconoscevamo, un talento così infinito, voi lo conoscete come attore ed è straordinario, come insegnante forse lo è ancora di più,
però aveva una grazia, perché quando saliva sul palco sapeva che ti avrebbe potuto paralizzare, perché lui ti fa vedere la tua scena, tu vorresti andare prima a merceria, e lui però ti dice a cuore, questo è il modo mio di farla, ma adesso poi a te te verrà, cioè tra un po' di anni te verrà. Nello stesso pomeriggio era Otello, era Desdemona, era una scenetta dei Panelli, leggeva la Divina Commedia, imitava, cantava. A me fanno ridere quando dice chi è il più bravo. Adesso a parte scherzi, il più bravo è questo signore qua. Vabbè, grazie. Grazie a Gigi Proietti. Per... E allora... Vai. No, voglio dire... Adesso perché mi hai chiesto di una scuola, che c'era qualche sponsorizzazione per una scuola? Ah, è soltanto per le... No, come apertura, insomma, come... No, è anche come augurio, esattamente lo stesso augurio. Io l'augurio messo, perché lo sai, se abbiamo anche assistito, insomma, a delle scenette fatte da attori non più giovani. Io se apri pure ai non udenti, anziani, senso uditori, mi metto in fondo, i giovani davanti fanno la scuola vera. Ma sa che preferisco, erano straordinari. Prendi quelli alla scuola. Quei ragazzi, stavo dicendo, quei giovanotti. Se tu fai anche un master per anziani mezza età, insomma, così, io ritornerei a studiare, perché questo è un mestiere che non si finisce mai. Ma oggi non lo so se... Comunque, insomma, se... Se qui stiamo in un clima, diciamo, di disponibilità, se c'è. Non per me, ovviamente, però è così, è stranissimo, veramente. A Roma dovrebbe avere una scuola anche per, insomma, importante. Come dice la canzone, lo vedi, ecco Marino. Ecco Marino, mo vediamo un po'. Bellissimo, molto delicata. Insomma, Gigi, te l'abbiamo chiesto. Pare da assessore che si chiama Frascati. Tra i castelli. Apriamo la scuola a Genzano. Ah no, per carità, speriamo. Albano. Speriamo veramente bene, insomma. Però non ritengo, ecco, io sto pensando seriamente a riaprire un qualcosa. Però. Non deve essere a pagamento una scuola di teatro, a mio avviso, secondo me, perché, o casomai con borse di studio, perché è assurdo, ci sono delle scuole qua e là, ma sento che ci pagano delle cifre mensili pazzesche, perché, secondo me no, anzi bisognerebbe addirittura inserirla nei corsi di studio, quelli ufficiali della scuola pubblica. Perché il teatro, attraverso il teatro, attraverso il gioco, voi sapete che il teatro è un gioco. Difatti gli inglesi recitare dicono to play, e vabbè, la solita cosa, però è vero. E attraverso il gioco si impara di più e si insegna meglio, anche perché gli fai giocare, che te fai. No, sul serio, veramente, grazie. Grazie a Gigi Proietti. Grazie. Restituisco il premio. Grazie Gigi. Bravo. Grande Gigi. Abbiamo fatto praticamente opera da tifosi, l'abbiamo spinto verso il futuro. È la verità, deve insegnare. Sì, sì. È rimasto perplesso, ma insomma avrà capito le buone intenzioni.